Credo che sarebbe un servizio utilissimo al Paese, ma anche all'industria italiana, se riuscissimo a fare in modo che rapidamente entri nella cultura il dato di fatto rappresentato dall'evidenza. L'unica politica energetica che ci riguarda oggi è la politica europea. È lì dove si fa la politica energetica, è quella la politica energetica. E perciò qual è il modo attraverso il quale noi siamo dentro questa partita, con le nostre imprese e con le nostre amministrazioni? Per esempio, si è discusso molto quest'ultimo anno, insomma io e Sergio siamo stati esposti molto in quest'ultimo anno, per la gestione del famoso piano di allocazione previsto dalla direttiva Emission Trading, nel quale, devo dire, insomma, abbiamo fatto il massimo sforzo per cercare di evitare ulteriori colpi alla competitività delle nostre imprese. E però devo dire che, come se fossimo nel paese delle meraviglie, nessuno si è ricordato prima e nessuno si ricorda ora che questo sistema, che è stato introdotto in Unione Europea con una direttiva europea, oppure con due direttive europee, è figlio della decisione unilaterale dell'Unione Europea di ratificare il protocollo di Kyoto, indipendentemente dal contesto internazionale, che è stata assecondata, nonostante che avessimo cercato allora, nel giugno 2001, quando ci fu la rottura degli Stati Uniti, di creare almeno un momento di riflessione a livello europeo. Invece l'Unione Europea è andata avanti con la sua posizione unilaterale. E questo è il frutto di quello, cioè decontestualizzare, improvvisamente tutti si sono accorti che c'era la direttiva Emission Trading, bisognava mettere un cap alle emissioni. Addirittura abbiamo sentito dire che a un certo punto, anzi, che questo era uno strumento per aumentare la competitività delle imprese italiane. La verità è che l'approccio europeo, che per fortuna ora sta cambiando, ed è per questo anche che noi ora forse riusciremo a chiudere bene questo capitolo, ma l'approccio europeo fino alla commissione precedente, insomma, per dirla in italiano, sull'argomento è stato un approccio unilaterale, che ha continuato a considerare l'impegno dell'Unione Europea sull'argomento separatamente dai temi legati alla competitività e separatamente rispetto ai temi legati alla sicurezza energetica dell'Europa, nonostante il libro verde di Loyola de Palacio, che richiamava l'attenzione della Commissione Europea sul rischio che l'unilateralismo sul protocollo di Kyoto diventasse pericoloso per la sicurezza energetica, e finalmente il rapporto Koch sulla competitività ha messo in evidenza che questi approcci unilaterali e monoculturali in qualche modo hanno come risultato poi una disconnessione delle politiche energetiche, economiche e industriali dalle politiche ambientali, che è esattamente il contrario di quello che si chiama sviluppo sostenibile. Questo contesto europeo è un contesto che viene assolutamente poco conosciuto, perché fino a qualche mese fa, per non dire settimana fa, io e Sergio abbiamo ricevuto input del tipo: ma noi non applichiamo la direttiva europea. Ci viene da ridere. Non applicare la direttiva europea è impossibile. Se non la applichi hai le sanzioni, che in questo caso avevamo misurato in 2 miliardi e 180 milioni di euro. Semplicemente, cioè, questo è un caso molto concreto, perché insomma se ne parla anche oggi, ma se si prende il tema così, appeso a sé stante,
si può dire ma sì, va bene, eccetera. Ma non è il modo migliore per capire il problema. Questo è un pezzo di una strategia europea che a mio giudizio l'Italia, non solo l'Italia, hanno subito nel corso degli ultimi anni, sottovalutando il fatto che il contesto che regola, che decide per esempio le politiche energetiche, non è quello italiano. Il ministro dell'industria può fare quello che gli pare, il Parlamento può scrivere quello che vuole, ma è lì, è nelle decisioni che sono prese dal Consiglio e dal Parlamento, e gli elettori possono fare come in Francia, che probabilmente gli diranno no, ma intanto finché non glielo dicono, voglio dire, la situazione è questa, e poi non so neanche se va bene che dicano no, però questo è il contesto. E allora credo che sia, secondo me, molto importante che attraverso l'occasione che viene creata si costruiscono le condizioni migliori per fare in modo che urgentemente si consolidi la consapevolezza del posto dove si trova, dove ci troviamo e del tavolo dove si giocano le partite, perché soprattutto a livello energetico questo è critico. Mentre invece molte volte abbiamo immaginato che queste partite si potessero giocare a livello regionale, a livello comunale, a livello nazionale. Si possono giocare, nel senso che si può dire no, quello lì. Però come capacità di influenza e di decisione, è quello, è il contesto europeo, un contesto critico dal quale probabilmente, o nel quale probabilmente, non siamo sufficientemente attivi e sufficientemente proattivi.